Ringrazia l'ambasciata delle Filippine per il patrocinio dato al primo torneo delle ambasciate. E l'associazione Senza Frontiere, ci conoscete perché abbiamo fatto già vari tornei, nasce proprio per il discorso dell'integrazione e la solidarietà tra le varie comunità che ci sono a Roma, perché Roma è fondata come una città aperta. Città aperta vuol dire che accoglie tutti con la solidarietà e l'accoglienza che si deve a tutte le comunità che sono presenti, anche se oggi c'è una situazione un po' critica, ma non riguarda sicuramente la comunità delle Filippine, che è una comunità che è da parecchi anni e che è insediata qui in Italia e qui a Roma. E l'associazione Senza Frontiere ad aprile partirà il secondo torneo delle ambasciate, sperando che ci patrociniate ancora, e a breve partirà un altro torneo, questo qui per l'associazione Senza Frontiere Calcio, e speriamo che insomma partecipiate numerosi, voi sicuramente ci sarete perché ci siete sempre stati, e poi ci sono altre comunità e lo scopo è quello di fare incontrare tutte le varie comunità, le varie etnie che ci sono qui a Roma e nel Lazio. E ringrazio tutti quanti per l'attenzione e al prossimo torneo. Speriamo che la coppa venga qui alla Bocciata delle Filippine. Posso chiederne un'informazione? Sì. Che è calcetto come l'altra volta? Calcio a 5. Il campo è sempre quello. La mancolla. Va bene? Ringrazio a tutti per l'attenzione. Grazie. Thank you.